Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Volevo mostrarvi due metodi semplici e veloci per velocizzare il vostro PC con Windows 10. Per cominciare con il primo metodo, clicchiamo con il tasto destro sulla barra delle applicazioni e andiamo a selezionare Gestione attività. Si aprirà questa finestra che ci mostrerà innanzitutto i processi, quelli aperti e quelli in background che, anche se non stiamo usando, consumano potenza di calcolo e memoria, che ormai sappiamo benissimo non è mai abbastanza. Andiamo a cliccare in alto, vedete c'è processi, prestazioni, cronologia. Noi andiamo a cliccare su avvio. Una volta aperto il tab dell'avvio, apparirà questa finestra con una lista di applicazioni. Come vedete, alcune sono già disabilitate e alcune invece sono ancora abilitate. Questo che cosa significa? Che queste applicazioni ogni volta che noi accendiamo il PC o le usiamo o non le usiamo vengono precaricate prima. Quindi noi andiamo a scegliere le applicazioni che non ci servono, che non usiamo spesso, le selezioniamo e clicchiamo sul tasto disabilita. Ripetiamo questa operazione per tutte le applicazioni il cui avvio insieme al sistema operativo non è di nostro interesse e clicchiamo sul tasto X. Tutte queste operazioni naturalmente possono essere annullate, quindi possiamo ritornare sulla schermata e riattivarle in un secondo momento. Per il secondo metodo ci toccherà andare sulla finestra di ricerca e digitare msconfig. Apparirà configurazione di sistema, clicchiamoci sopra e apparirà questa nuova finestra che è la finestra di configurazione di sistema. Andiamo a selezionare il tab servizi. Cosa sono i servizi? Funzionano un po' come le applicazioni, quindi partono l'avvio del sistema operativo. Che cosa fanno? Molti si occupano di aggiornamenti, di inviare i nostri dati ai vari programmi e server delle varie aziende. Tra questi ci sono anche i servizi di Microsoft. Per prima cosa io vi consiglio di flaggare la finestrina qui con nascondi tutti i servizi Microsoft. La maggior parte di questi servizi si occupano degli aggiornamenti, quindi da ora in poi i servizi disabilitati vi consiglio di cercarli manualmente gli aggiornamenti. Selezioniamo il servizio che non ci interessa, togliamo il segno di spunta e clicchiamo su Applica. Apparirà la data in cui viene indicato il momento in cui è stato disabilitato il servizio. Possiamo continuare scorrendo i vari servizi a scegliere quale disabilitare e quale no. Vi ricordo che così come per i programmi in avvio, possiamo in un secondo momento tornare e riattivare tutti quei servizi che invece reputiamo necessari per il perfetto funzionamento del sistema operativo. Una volta che abbiamo finito, clicchiamo sul tasto OK, apparirà questa finestra che ci avvisa che sono state fatte le modifiche. Clicchiamo su non visualizzare più questo messaggio e clicchiamo riavvia. Una volta che il PC sarà riavviato, tutti questi servizi non partiranno più in automatico, lasciando così più memoria libera sul PC e meno potenza di calcolo occupata su questi processi. Da lì che è tutto, spero che questo piccolo video vi torni utile. Lasciate un like naturalmente se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici. Alla prossima!